Ciao a tutti. Allora, sono di nuovo Tiziano, qualcuno magari si sarà abituato. Allora, pubblico questo nuovo video, di nuovo per ringraziarvi, perché il secondo video è stato visualizzato da ancora più persone, più commenti, quindi sono molto contento, grazie della partecipazione. Cercherò di rispondere ad alcune domande che avevate fatto. Innanzitutto sono praticamente d'accordo con tutti. È strano essere d'accordo con tutti, ma in un certo senso ognuno di voi ha fatto dei commenti molto ragionevoli, quindi se un commento è ragionevole si può essere d'accordo. Sono d'accordo con Manuela su quello che dice, che probabilmente è un pochino da rivedere il display, è un pochino da rivedere quali sono le persone che dovrebbero rappresentare il movimento, parlare in pubblico, eccetera, eccetera. Qualcosa è già cambiato perché ad alcuni comizi, ho visto proprio oggi il blog di Grillo, non è andato Grillo, ma sono andati Di Battista, Di Maio, Battista o Di Battista e Di Maio, che sono un po' sulla cresta dell'onda adesso, molto simpatici, non dicono parolacce. Uno forse ha detto una parolaccia. Un'altra cosa di cui volevo parlare è un pochino questo cambiamento del lavoro. C'è stato un bel commento anche di Manuela, come si chiamava? Alessandra Boari, e anche di Sandra Buganza. Allora, in pratica, Sandra si chiedeva, sì, ma che succede se non si produce la manodopera, chi non sa fare? Alessandra precisava che praticamente stiamo entrando in una fase del mondo del lavoro, dell'epoca industriale, dove sarà richiesta sempre più specializzazione, no? Specialmente per quanto riguarda tutti i lavori che possono essere fatti online, e quindi lavori chiamiamoli lavori digitali. Sono d'accordo con questo. Questa risposta è un pochino, il commento di Alessandra era un pochino una risposta a Sandra, quindi cerco di riassumere. Quello che sta succedendo, l'abbiamo visto nel video prima, è che tanti lavori che prima si facevano manualmente o non sono più necessari perché non si produce più un oggetto, ma quell'oggetto è diventato un servizio, quindi praticamente l'esempio, i CD sono diventati dei file che sono su internet e quindi non c'è bisogno di chi produca il CD di plastica. E poi tanti altri oggetti invece verranno prodotti con queste stampanti 3D e quindi si eliminerà tutta la questione del trasporto, dell'immagazzinaggio e questo ovviamente taglia posti di lavoro. Allora, è ovvio, il reddito di cittadinanza non è una soluzione a tutto, però è un approccio diverso, cioè è un'idea di come bisogna iniziare a pensare di redistribuire la ricchezza, come dicevamo l'altra volta, no? Se delle persone rimangono fuori dal nuovo modello industriale, in qualche modo bisogna tenerli dentro. È ovvio che quello che dovrebbe porsi una società è di riformare le persone, no? Un pochino come hanno sempre fatto gli artigiani. Tutti gli artigiani che lavoravano con le mani non imparavano una cosa il primo anno e poi per 30-40 anni facevano nello stesso modo. In realtà l'artigiano che cosa fa? Impara tutti i giorni qualcosa di leggermente diverso. E quindi quello che sta succedendo adesso permetterà e obbligherà tante persone a cambiare il modo di lavorare. È ovvio che questo non succede in un giorno e nel momento di disoccupazione, nel periodo di disoccupazione, ci dovrebbero essere degli strumenti che aiutano le persone a, mi sembra si dica, riqualificarsi, mi sembra di sì, per imparare a fare lavori diversi, lavori che adesso sono richiesti online. Però una cosa che secondo me sta succedendo e che è quasi fantascientifica è appunto questo passaggio dal materiale all'intangibile. No? Se ci pensiamo bene, il denaro era già un piccolo passo in questa direzione, cioè invece di scambiarci una mela o non so, 10 kg di mele e un pezzo di maiale, il denaro permette di dare un valore specifico, misurabile,
a un bene, io non ho studiato economia, magari si sente, e con il denaro quindi compro le mele o il maiale, non c'è bisogno che il contadino e il pastore facciano degli scambi. Allora, quello che sta succedendo adesso è un passaggio ulteriore. Probabilmente nel futuro, e qui dico una cosa veramente fantascientifica, però tutto il presente in passato era fantascientifico, tutte le cose che facciamo oggi in passato erano fantascientifiche, probabilmente si arriverà ad una sorta di eliminazione, scomparsa del denaro di per sé. Forse, come nel film Galactica, non si parlerà più di incassare del denaro o di avere uno stipendio, ma di avere dei crediti. Allora, in questa società fantastica si ipotizzava che praticamente si lavora la propria opera veniva retribuita in crediti, che è una cosa leggermente diversa dal denaro, che probabilmente il futuro della tecnologia digitale permetterà, che forse sta già permettendo. Cioè, in pratica, maggiore è il numero di persone che lavorerà con internet e scambierà prodotti digitali, maggiore è la possibilità che invece che siano pagati in denaro questi prodotti digitali, siano pagati in crediti di partecipazione, cioè una cosa complessa. Diciamo che io sono musicista, metto la mia musica online, ok? Un altro fa un altro tipo di lavoro, che magari non produce di per sé un file o un qualcosa, ma dà una prestazione. Allora, la sua prestazione avrà un certo tipo di credito, e quindi i crediti che lui accumulerà gli daranno la possibilità di acquistare il mio prodotto. Quindi questa è una visione un po' fantascientifica e anche un pochino improvvisata nel discorso, mi spiace se non è chiarissima. Però con un pochino di fantasia capite che la questione, come giustamente sottolineava Alessandra, è quella di far entrare le persone, che adesso non lo sono, in quest'epoca qua, no? Riformare le persone. Quindi il reddito di cittadinanza è questo cuscino che permette di entrare in un mondo nuovo, in pratica, ed è anche una diversa visione del mondo di per sé, no? Appunto, un modo diverso di redistribuire la ricchezza. Se ci pensate, se fate un calcolo, probabilmente il riferimento che noi abbiamo oggi con il denaro cambierà in quella direzione di cui parlavo prima, cioè che sparirà praticamente, perché è già oggi disponibile una forma di ricchezza che è slegata dal denaro, che è l'abbondanza di fruibilità. Cioè, calcolate quanta musica voi potete scaricare gratuitamente oggi da internet e quanta musica voi avete nei vostri computer in questo momento. Non l'avete pagata, no? Però l'avete. Beh, questo è un bene. E voi avete fruito di questo bene gratuitamente, senza denaro. Probabilmente uno dei modi che ci sarà in futuro per retribuire chi, poverino come me, ha messo la musica online e ve la siete piratata, sarà quello che lui stesso avrà dei crediti da utilizzare per dei servizi. C'è tutta una scuola di pensiero che parla, che praticamente dice che la gratuità sconfiggerà, farà crollare il capitalismo, perché diventerà una sorta di futuristico, futuribile scambio baratto, ma non di oggetti reali, ma di servizi e oggetti digitali. Ovviamente delle cose rimarranno materiali, cioè le case sono materiali e il cibo, fortunatamente, fino ad ora e anche in futuro sarà materiale. Però cercare di comprendere queste cose vuol dire fare lo sforzo di pensare dove sta andando il mondo, no? Il futuro che ci sta rincorrendo, è un'immagine strana, però il futuro ci sta rincorrendo e dovremmo incontrarci. Un po' questa è la risposta al video precedente. Comunque, come al solito, spero
che vi piaccia, rimaniamo in contatto e ciao ciao.